Ciao a tutti amici di Vespe Motori, nel video di oggi a grande richiesta vi mostreremo come montare un'accensione elettronica. L'accensione che vi mostrerò oggi ha un'importante caratteristica che è quella di avere l'anticipo variabile. Il kit comprende un piatto statore, un regolatore, apposite chiavi con estrattore per montaggio, un volano che può essere scelto tra il peso da 1 kg e 1,6 kg, una ventola di raffreddamento in nylon e tutto il necessario per il montaggio. A scelta possiamo avere il volano per cono 19 oppure cono 20. Altra caratteristica importante di questa accensione è che eroga 12 volt 90 watt, quindi possiamo aumentare le nostre lampadine per avere più luminosità. Quindi ora andremo a smontare un classico impianto a puntine e l'andremo a sostituire appunto con la nostra accensione elettronica. Togliamo la ventola. Apriamo questa scatoletta di derivazione. Per problemi di ripresa e anche per lavorare meglio ho tolto la leva d'avviamento. Ora procedo a togliere le viti che tengono i fili. Procedo a togliere tutto e ora vado a togliere lo statore. Volevo far notare i fili, i classici colori verde, rosso e nero che vanno all'impianto della Vespa, quindi al manubrio, e poi qui abbiamo lo stesso nero, verde e rosso, che un rosso va allo statore, l'altro rosso, che sarebbe questo, vedete, va alla bobina. Per chi decidesse un giorno di rimontare questo statore sempre su questo motore, vi consiglio di fare un segno tra carter e statore per avere un riferimento un domani. Tolgo quindi lo statore. Abbiamo tre viti che lo tengono ben saldo al carter. Ora, prima di montare l'accensione sulla Vespa, andremo ad assemblare qualche elemento. Quindi posizioniamo la nostra ventola. Attenzione, all'interno ci sono dei riferimenti che vanno appunto sul volano. Ok. Ora mettiamo le viti e su ogni vite mettiamo un po' di freno a filetto. Non serriamo completamente le viti, prima le mettiamo tutte e quattro. Passiamo ora al piatto statore e lo statore. Il cavo lo manterremo in questa posizione, quindi il cavo lo teniamo sempre nella parte alta e poi anche questa ha una sede obbligata. Vedete dove si incastra? Comunque il cavo sempre in questa posizione. E anche qui andiamo a mettere le sue due viti. Sempre un po' di freno a filetti. Una volta assemblati questi elementi, siamo pronti a procedere al montaggio sul nostro motore. Facciamo passare il cavo nel suo alloggiamento. A questo punto, cosa molto importante, è mantenere il cavo dietro a questi elementi, completamente dietro al piatto, vedete, in questo modo.
così che non va a intralciare la ventola quando gira e evitiamo che si rovini, che si tagli, eccetera, che si danneggi. Altra cosa importante, come riferimento, vedete, teniamo questa specie di mezzaluna, questa sede, in questa posizione, circa. Vedete? In questo modo. Ci procuriamo delle viti con la testa più bassa possibile, con una rondella, e andiamo a fissare il nostro piatto statore. Una, due e tre. Andiamo ora a togliere la bobina originale e la andremo a sostituire con questa. Togliamo completamente anche il cavo candela. Prima di procedere, individuiamo la piedinatura di questa centralina. La posizioniamo come schema elettrico, in questo modo, vedete, col cavo della candela, e andiamo a individuare la piedinatura 1 e 2. Quindi mettiamo al limite un po' di scotch, un po' di nastro, per agevolare il lavoro a noi. Quindi andiamo a segnare 1 e 2. Stessa cosa per il regolatore. Lo posizioniamo come schema, vedete? In questo modo, come disegno, e andiamo a individuare il 3 e il 2. Stessa cosa, qui ho già scritto 3 e 2, sempre per agevolare il lavoro dopo. Ora, prima di procedere al montaggio, volevo fare una simulazione al banco di come dovrebbe venire il collegamento. Sempre seguendo lo schema elettrico, scusate un po' la pasticciatura della pagina, sempre seguendo lo schema elettrico, vedete che dallo statore parte un filo rosso che va alla centralina, che abbiamo appunto individuato il piedino numero 1, poi va al rosso che arriva dalla Vespa e li colleghiamo insieme. Quindi al piedino numero 1 attacchiamo un filo, io l'ho messo rosso, lo andiamo a attaccare al filo dello statore che andrà al filo rosso dell'impianto della Vespa, in questo modo. Questi sono i cavi che vanno all'impianto della Vespa. Quindi ripeto, filo rosso che arriva dallo statore, filo rosso che va alla bobina, che si collegano col filo rosso che va all'impianto della Vespa. Ora, sempre seguendo lo schema, dallo statore esce un filo giallo, questo, che va al piedino numero 3 del regolatore e si collegano al filo verde dell'impianto della Vespa. Quindi ripeto, il filo giallo che arriva dallo statore va al piedino 3 del regolatore. La scelta del colore è casuale, voi mettete quello che volete, che poi vanno a collegarsi col filo verde dell'impianto della Vespa. Al piedino 2 del regolatore colleghiamo un filo che portiamo a massa, quindi alla parte del telaio della Vespa. Quindi prendiamo un cavetto, questa è una simulazione naturalmente, e lo colleghiamo a massa. Stessa cosa per questo elemento, al piedino 2, vedete, va sempre a massa. Quindi colleghiamo un altro cavetto, che può essere questo, e anche lui lo portiamo a massa nel telaio. Per ultimo ci rimane il filo nero che arriva sempre dalla scatoletta, vi ricordate? Ci sono tre fili, rosso, verde e nero. Il nero, sempre dell'impianto della Vespa, lo porteremo a massa al limite, lo prendiamo sotto la scatoletta in questo modo, o in un punto qualsiasi anche questo della carrozzeria. Questo è lo schema come si presenta. Questa è una simulazione. Alcuni fili, come vedete, rimangono scollegati perché servirebbero per un eventuale collegamento per un caricabatteria, per altri accessori, eccetera. Utilizziamo una piastrina come questa per fissare la bobina, questa centralina, al motore. Una volta fissato il tutto con l'apposita piastra, iniziamo a collegare la prima massa. Se vi ricordate, da schema elettrico, al piedino 2 colleghiamo un filo
questo modo e lo portiamo, in questo caso possiamo metterlo benissimo qui con un dado e lo portiamo a massa. Un altro filo, sempre da schema elettrico, partiva dal piedino rimasto libero e lo colleghiamo. Bene, una volta collegato lo portiamo davanti all'impianto elettrico. Ripeto, il colore è a vostra scelta. Poi sistemeremo tutti i cavi per bene e andremo a fare il nostro collegamento. Quindi, rosso che arriva dallo statore, vedete? Che si collega con questo filo, anche qui ripeto il colore, lo scegliete voi, che va sul retro, e si vanno a collegare tutti e due insieme al cavo che va all'impianto elettrico della Vespa. Poi, filo giallo che arriva sempre dallo statore, vedete? Che va collegato al verde che va all'impianto della Vespa e un altro cavo, anche qui il colore lo scegliete voi, che va al regolatore. Beh, naturalmente non ho fatto vedere mettere i vari cappucci di gomme eccetera, che sono poi questi, per questioni di tempo, ma naturalmente tutto andrà composto per bene. Una volta chiusa la scatola potremmo mettere il regolatore in questa posizione, a voi la scelta. E quindi dietro, ben salda, mettiamo la massa, in questo modo, dell'impianto elettrico, così. È l'unico filo che rimane fuori e lo mettiamo in questo modo. E andiamo a avvitare il tutto al motore. Per ultimo, un'altra massa, il regolatore, che eventualmente andremo a collegare sopra il copriventolo in questo modo. A voi la scelta. Durante il video vi abbiamo mostrato questo tipo di ventola grigio, ma per questo motore, che era cono 20, scusate, ma per questo motore mi serve a cono 19, quindi utilizzerò questa. Quindi andiamo a montare. Mettiamo il dado. Naturalmente, come ho detto all'inizio, questa accensione eroga 12 volt. Cosa molto importante, dovremo sostituire le lampadine con quelle da 12 volt, sia davanti che di dietro. Proviamo ora la prima accensione, vedere se abbiamo fatto tutto bene. Bene, con questo è tutto. Ripeto per l'ultima volta, per questioni di tempo abbiamo fatto una simulazione, quindi sta a voi poi a sistemare tutto perfettamente. Quindi non mi resta che salutarvi e ci vediamo in un prossimo video.